parleremo di Java, anche se siamo a Giugno, abbiamo colto, diciamo così, l'invito degli organizzatori a parlare in generale di cose che facciamo, e quindi l'idea che ci è venuta a noi è quella di parlare un po' di, diciamo, quello che è il termine DevOps in generale. Quindi abbiamo intitolato il talk Automate Your Business proprio perché vogliamo farvi vedere un po' come abbiamo automatizzato noi il nostro business, e quindi un po' di cose, diciamo, che ci sono tornate utili e un po' di suggerimenti. Innanzitutto, qual è il goal generale dell'automazione? In generale, quando noi facciamo i nostri sistemi, prepariamo un software artifact, che potrebbe essere un Java, un Wire o cosa di simile, che dobbiamo poi combinare con un runtime, che banalmente può essere la JVM, piuttosto che un Tomcat o qualcosa che faccia girare il nostro artifact, e abbiamo come target un environment, cioè un server, un ambiente da qualche parte. L'environment in particolare che vedremo oggi è il cloud, è AWS. E che cosa vogliamo da questo processo di automazione? Fondamentalmente tre cose. La prima è che sia ripetibile, cioè io devo poter ripetere questo processo in vari target, development, test, produzione, per produzione e così via. Poi ci piacerebbe che non si spaccasse quando lo facciamo girare, questo, diciamo, può sembrare ovvio, ma non è così. E poi sarebbe anche bello se questo processo fosse documentato, perché poi, diciamo, sia che lo gestiamo noi, sia che lo gestisca qualcun altro, l'idea è che nel tempo questa cosa sia sempre in qualche modo rivedibile, estendibile, perfezionabile e così via, ma soprattutto comprensibile. Tutte queste cose tipicamente rischiano di saltare se facciamo le cose a manella, tipo se prendiamo il nostro VAR, lo compiliamo sul nostro PC, lo buttiamo a manella sul Tomcat o cose di questo tipo. Perché magari non è sempre perfettamente ripetibile se non ci ricordiamo i passi, magari non è stato ben documentato la documentazione vecchia, magari possiamo fare errori, basta che ci dimentichiamo un pezzettino, non aprire la porta di un file o cose del genere, e track, il nostro sistema si spacca da qualche parte. Questo è il goal generale. Vediamo un pochettino più nel dettaglio quali sono gli step per ottenere questo risultato. Ma il primo sicuramente step è quello di fare il provision del nostro ambiente. Se usate macchine fisiche ovviamente dovete comprarvi il ferro, ma se usate il cloud il provision può essere fatto pilotando, diciamo così, le risorse del cloud. In particolare, come vedremo, creandosele. Poi c'è il setup. Generalmente quando parliamo di risorse del cloud parliamo di risorse base, network, computing, quindi CPU, RAM, cose di questo tipo. Bisogna metterci dentro il software. Al massimo col cloud si arriva al sistema operativo di base, non di più. Infine nel tempo potremmo aver bisogno di upgradare i nostri ambienti, quindi ogni tanto aggiornare il sistema operativo, aggiornare la versione di Java, per esempio, cose di questo tipo. L'altro, diciamo, passo fondamentale di questo processo e pubblicare il runtime che ci serve. Non necessariamente questo lo facciamo sempre noi, magari che so, JDK è banalmente un pacchetto che troviamo nella nostra distribuzione Linux preferita, piuttosto che usiamo un Docker di base. Però che facciamo noi, che lo faccia qualcun altro, il runtime deve essere qualcosa di pubblicato in un repository individuabile da una versione ben precisa. Quello che invece tipicamente potremmo fare noi è pubblicare l'artefatto, quindi il nostro jar o il nostro wire. Quindi sarebbe bello se qualcosa girasse, prendesse il codice sorgente dal Git, dall'SVM, quello che usate, facesse il pacchettino e legasse questo pacchettino alla versione pushata sul vostro repository. Infine, terzo e fondamentale elemento di questa automazione è il deploy. Per deploy noi intendiamo un'operazione dove prendiamo un artifact in versione XYZ, lo combiniamo, o perlomeno ci preoccupiamo che ci sia un runtime a disposizione in versione ABC perché faccia funzionare questo artifact, e in più magari una configurazione specifica per quell'environment, perché per lo stesso progetto, per lo stesso prodotto possiamo avere molti environment, come dicevo prima, sviluppo, test, produzione, per produzione e così via. Ok, visto, diciamo così, in generale quello che dobbiamo fare, vediamo anche a chi diamo questi ruoli, a chi diamo queste attività. Da noi abbiamo dato due macro responsabilità. Al developer gli abbiamo chiesto di fare ovviamente software che compila, possibilmente che passa una test suite, e che poi, sempre compito del developer, è pubblicare l'artefatto su un repository, perché è compito suo decidere ad esempio che versione è questo artefatto, perché lo sto
buildando, perché sto mettendo una hotfix, perché sto facendo una patch minore, perché sto facendo una major release e così via. Dall'altra parte invece, col tempo, è nato un po' il ruolo del DevOps, che nel nostro caso, diciamo, almeno dove lavoriamo noi, non è esclusivo, cioè nel senso, tipicamente può essere o un developer che è più smanettone in questo ambiente e quindi è capace di fare questo tipo di attività, oppure è un, diciamo, ex sistemista che dà una mano al team di sviluppo ad automatizzare tutte le procedure. Compiti del ruolo di DevOps sono fare provision e upgrade dei nostri environment, quindi dare la base, diciamo così, fare il setup dei servizi o decidere quali servizi usare sul cloud e fare pilotare, programmare e pilotare correttamente il deploy sui vari environment target. Vai. Allora, per fare un deploy, da dove partiamo? Qual è il nostro obiettivo fondamentale? L'obiettivo è definire una baseline. Con baseline, in questo caso, è presa dalla baseline vera, cioè rinominando solo qualche cosa, intendiamo un qualunque file di configurazione, come deve essere un semplicissimo JSON, che contenga alcuni elementi fondamentali. Prima di tutto, che cosa stiamo, qual è il nostro progetto barra prodotto che stiamo deliberando o deployando? Nel caso specifico, ipotetico My Project Code Name. In che versione lo stiamo rilasciando? A che versione di infrastruttura è legato? Perché immaginiamoci che questo è come fosse un file Java in cui scriviamo dentro nel file stesso che versione di Java ha bisogno, tipo questa roba ha bisogno di Java 8. Nel nostro caso ha bisogno dell'infrastruttura versione 2.4.3, perché l'infrastruttura, come vedremo, è tutta codice, quindi è anche versionabile essa stessa. Infine, il nostro prodotto è fatto, come vediamo nella parte centrale, di svariati componenti. Tipicamente c'è un backend, ci può essere un modulo di supporto alle traduzioni se il vostro sito è multilingue, per esempio. Un frontend, ovviamente, che teniamo separato dal backend, perché tendenzialmente sono solo file statici. E anche, in alcune situazioni, un database. Siamo riusciti anche a ottenere il versionamento del database, cioè applicando automaticamente delle patch che possono portare il database a una determinata release partendo dalla release di base. Infine, eccezionalmente, io posso avere delle operazioni prima o dopo il deploy, e sono un'eccezione before and after deploy, perché magari per quella particolare volta devo fare qualche operazione che non è la solita operazione che devo fare nel mio deploy. Questo ci immaginiamo che ci sia qualcuno che lo prende, lo digerisce e lo esegue, portando il mio ambiente a essere esattamente in quella versione con esattamente queste componenti. Quali sono le best practice che abbiamo individuato nel tempo, anche un po', diciamo, sbattendoci la faccia contro? Prima, best practice, scriptate tutto, ma proprio tutto. Non lasciate niente a mano, non lasciate niente, diciamo così, a ritivuto o roba del genere. Tutto quanto scritto da qualche parte. Scriptare sì, ma scriptare in modo giusto. Evitate il più possibile gli script di shell, perché gli script di shell, come abbiamo visto l'altra volta, sono non solo non facili da comprendere perché non è proprio un massimo del linguaggio la shell, ma poi magari su Mac gira, su Linux no e così via, quindi avete questi problemi dovuti anche alla versione del bash, praticamente. Quando fate le configurazioni, cercate di disaccoppiare il più possibile l'injection della configurazione dal modo in cui la consumate, cioè evitate che nel vostro codice che scrivete ci siano delle specifiche, ad esempio getEmb, che vanno a prendere la variabile d'ambiente, perché poi vi trovate legati a dover popolare una variabile d'ambiente ogni volta che dovete far girare il software. Per esempio, se qualcuno di voi ha usato Spring Boot, sa benissimo che Spring Boot potete, quando parte, indicare un file di configurazione in formato proprio, ad esempio YAML. Eventualmente in quel file potete referenziare delle variabili d'ambiente, però potete anche schiantargliele dentro, perché magari quel file è fatto solo per quell'ambiente. Quindi disaccoppiate il modo in cui leggete, diciamo, le configurazioni dal modo in cui lo iniziate. Infine, un'altra pratica che ho trovato molto buona è usare sempre ambienti vettorizzati, sia dalle primissime fasi di sviluppo e test. Evitate che le persone lavorino sul proprio PC, che mettano sullo stack applicativo sul vostro PC. Abituatevi all'idea che io sviluppo qui, ma devo deliberare lì. In questo modo l'automazione diventa molto più automatica, molto più, come dire, istintiva, lasciatemi passare il termine. Okay. Posso chiederti un po'? Dimmi. Quello che dicevi a proposito delle variabili di ambiente, sì, disaccoppiate,
dal modo in cui il, sì, diciamo, il software legge la configurazione. Poi ci saranno degli esempi, delle cose. Allora, il senso è, per esempio, immagino più di più o meno conoscete Docker, no? In Docker sapete che il miglior modo per, cioè, forse l'unico modo per configurare decentemente Docker è quello di passare in un environment. Però non è detto che l'environment sia l'unico modo. Per esempio, ci possono essere tecniche in cui io preconfeziono un'immagine per un certo ambiente, quindi non voglio o non posso passare in un environment, posso passargli solo un file statico. Nell'esempio di Spring Boot che facevo prima, io posso usare Spring Boot dicendo: guarda, ti do un file di configurazione e dentro gli metto il classico dollaro dove vado a prendermi le varie ambienti, oppure ti do un file di configurazione e ci butto dentro il valore perché è già specifico per quell'ambiente. Te lo do al momento in cui ti serve, cioè quando parti, ma lasciamo che sia Spring Boot a leggere le variabili a modo suo, non facciamo noi pezzetti di codice che vanno a leggere. Ci sono anche dei framework che fanno ottimamente questo lavoro, che stiamo per configurare. Questo, diciamo, è una best practice che abbiamo visto, perché alla fine, se tu ti basi solo su un environment, poi quando sviluppi locale devi sempre fare export o del genere, oppure nel leader mettere l'export della variabile, è tipicamente scomodo. Ok. Brevissima panoramica su quello che è il target environment che adesso andrà a vedere. In particolare noi abbiamo usato moltissimo AWS, usiamo anche Azure, ma principalmente usiamo AWS. In generale, come funziona il cloud? Il cloud ci dà un insieme di mattoncini di base che noi possiamo usare. Questi mattoncini sono di base, sono di tre macro categorie: il network, quindi le reti, firewall, bilanciatori, cose di questo tipo; compute, cioè la parte proprio CPU e RAM, diciamo così, della macchina; lo storage, ovviamente, dischi o spazio su cui archiviare le cose; e infine servizi di varia natura, che tipicamente usano gli altri mattoncini e ci danno qualcosa di più sofisticato, come ad esempio un database gestito. Tutta la parte, diciamo così, di creazione e configurazione di questa infrastruttura su AWS viene fatto attraverso un layer di service API, e in generale su tutti i principali cloud provider questo avviene proprio così. Queste service API possono essere accedute tramite diversi client con diversi gradi di difficoltà, semplicità e così via. Di questi client vi parlo un po' Maurizio. Come diceva Massimiliano, il modus operandi è questo: tipicamente il provider espone delle API in cui c'è la vera implementazione della piattaforma, e queste funzionalità sono fruibili da molteplici client. Ad esempio la AWS console la console di AWS è uno di questi esempi. Quindi se noi la AWS console, ad esempio, è uno di questi possibili client. Di per sé non contiene nessuna logica di piattaforma, semplicemente dà un accesso all'API su cui fornisce. Se io vado sulla console, AWS offre tantissimi servizi raggruppati in qualche tipologia. Quello che vedremo oggi in particolare è il servizio C2, che offre servizi di computing, quindi macchine virtuali. Se io vado sulla pagina dei servizi di C2, vado su Running Instance, mi darà nulla, ma quello che fa dietro le quinte è semplicemente chiamare il servizio corrispondente e accedere a quello. La stessa operazione io la posso fare da console. La console, la CLI, che è un utility che viene fornita direttamente da AWS, mi offre la stessa operazione. Quindi se io faccio un AWS nome servizio operazione, in questo caso otterrò una lista vuota. Però questo mette in evidenza questo meccanismo. Posso fare automazione con questo sistema? Allora, nel primo caso, nel caso in cui io utilizzo la console web, l'automazione è molto difficile, perché si tratta di un'applicazione web che nel tempo tende a variare, quindi io non ho molti ganci qua, posso fare ben poco. Il passo successivo è la CLI. Posso fare automazione con la CLI? Sì, qualcosina posso fare. Quello che si può fare è collezionare degli script con una serie di comandi del genere, in cui guardo se ci sono macchine virtuali, se non ci sono la creo, se non ci sono subnet, tutto di qua. Ma anche questo, come penso che anche per voi risulterà evidente, non è un modo particolarmente efficace di fare automazione, perché devo embeddare della logica che può dipendere da quello che c'è. Allora, un sistema che noi abbiamo trovato funzionare molto meglio di questo è utilizzare un tool che si chiama Terraform. Terraform è un tool pensato per utilizzo da CLI, quindi da terminale in questo caso qua,
che invece di contenere delle istruzioni imperative definisce l'infrastruttura, perché stiamo parlando della prima fase, quindi la fase in cui io creo, io non ho nulla e voglio creare le risorse su cui la mia applicazione dovrà girare, invece di crearle in modo imperativo le definisco come codice. La mia infrastruttura da istruzioni su wiki o da script con sequenza di comandi diventa una del codice che definisce esattamente l'infrastruttura come codice. In che modo con Terraform definisco l'infrastruttura? Tramite un linguaggio di configurazione che si chiama HCL, che sta per HashiCorp Configuration Language. HashiCorp è l'azienda che produce Terraform e altri strumenti per il cloud molto, molto diffusi. È interessante l'HCL perché, oltre ad essere dichiarativo, è un tipo di linguaggio che è fruibile sia dagli esseri umani, che lo possono leggere tranquillamente, sia dalle macchine. Come funziona? Prima di vedere un esempio, voglio sapere come il giro. Fondamentalmente, la nostra infrastruttura verrà definita all'interno di file di testo, fondamentalmente file.tf, in cui andremo a definire tutte le risorse che compongono il nostro sistema. Macchine virtuali, elementi di networking, database relazionali, e fondamentalmente, in caso di AWS, c'è una copertura quasi totale di tutti i servizi di AWS, sia i servizi basilari come computing e storage, sia servizi più di alto livello come streaming di dati o Lambda, cosa del genere. Quindi io andrò, i miei file TF conterranno tutta la mia infrastruttura. Terraform legge questi file, si fa un'idea di quali siano le risorse in gioco e verifica sui vari provider se queste risorse sono già state stanziate o meno. Parlo di provider perché è uno strumento open source, agnostico, loro supportano i maggiori provider cloud, ma vedremo anche dopo se vi interessa, una pletora di provider. Il concetto di provider è tutto ciò che è un API su cui io posso agire. Tipicamente lavorerete su un solo provider, ma Terraform supporta parecchio. Il giro è questo, leggo i dati, mi creo un modello, verifico sul provider se il dato se è usato, se non esiste la creo, se è modificata la modifico, se la è cose di questo tipo qua. Una cosa importante che vedremo prima è lo state. Lo state è un file di testo contenente una struttura dati che Terraform usa per tenere traccia di quello che è stato creato e gli consente di mettere in corrispondenza la definizione dell'infrastruttura con quello che c'è all'interno del provider. Ma adesso vediamo che faccia ha un file Terraform. Il file Terraform, come abbiamo detto, è un file di testo. Semplicemente questo, forse voi lo conoscete, è un Visual Studio Code, semplicemente dà un suo highlight della sintassi, ma è puro testo. La sintassi è simile al JSON con delle varianti. Essendo un file, lavorando con AWS, in questo caso la prima cosa che troveremo in un file è la definizione del provider. Quindi andiamo a configurare qual è l'API che ci interessa utilizzare e qual è la region che vogliamo creare. Perché AWS è un sistema distribuito, quindi ci sono region sparse per tutto il mondo, diciamo. Le nostre risorse che definiremo in questo file le vogliamo collocare nella region EU West 1, fondamentalmente che è Irlanda. È la region più antica d'Europa e quella con i prezzi migliori. Cioè ogni region fondamentalmente è una sorta di data center distribuito in più ampio. La seconda parte andremo a definire dove andare a mettere. Prima vi ho accennato che un elemento importante in Terraform è dove andiamo a mettere questi stati. In questo caso andremo a mettere su S3. S3, non so se non lo conoscete, è un servizio di storage, per dire simile alla Dropbox, per semplificare un pochino, in cui io posso depositare degli object store, dei file, e andarli a recuperare. Questo è utile quando lavorate in un team, perché lo state contiene lo stato attuale dell'infrastruttura e deve poter essere condivisa fra più sviluppatori, se necessario. A questo punto, parlando di AWS, non vi ho detto che in questo esempio, che andremo a creare oggi, creeremo un server su cui andremo poi a istanziare un servizio. Trattandosi di un server, ha bisogno di una parte networking. Quindi qua andiamo a definire qual è la VPC che utilizzeremo. In AWS la VPC sta per Virtual Private Cloud. Fondamentalmente è un data center logico virtuale in cui io posso andare a mettere vari elementi networking, ad esempio database, server. Quindi qua andiamo a specificare che utilizzeremo la VPC di default di questo account, perché non abbiamo bisogno di cose particolari. Ancora networking, andiamo a specificare qual è la subnet
la subnet, ogni VPC al suo interno può avere n subnet, tante subnet per andare a collocare le risorse, quindi anche in questo caso qua semplicemente andiamo a dire quale subnet utilizziamo, con metodi dettagli, ma fondamentalmente questo è quello che è essenziale, e poi andiamo a cominciare a vedere le parti più interessanti. Dovendo creare un server, essendo virtuale, parliamo di server fisici, ho bisogno di specificare quale sistema operativo utilizzerò, quindi utilizzerò Linux, utilizzerò Windows, utilizzerò quale versione Linux. Quindi fondamentalmente qua quello che questa risorsa mi dice per dire qual è l'AMI che utilizzerò. AMI sta per Amazon Machine Image. Dovete pensare all'AMI come se fosse l'immagine di VirtualBox, un'immagine di VirtualBox, un'immagine di VMware, da cui io da quell'immagine creo una macchina virtuale. Se mi scarico l'immagine di Ubuntu, mi creerò una macchina virtuale con Ubuntu, con una certa versione di Ubuntu, con un certo software installato. Questa è la stessa cosa. Ci sono tantissimi a catalogo, tantissime macchine diverse, io vado a specificare una versione di Linux che si chiama Amazon Linux 2, che fondamentalmente è una rebuild di Red Hat 7. Però con qualche salsa piccante ci messo Amazon sopra. Una volta che ho il network, allora, il data center, il network e l'AMI, posso finalmente creare una macchina virtuale. La macchina virtuale si definisce così, quindi anche questo qua è testo. Io vi dico che voglio creare una risorsa di tipo OS instance, questo è il termine che usa OS per dire una macchina virtuale. Vi vado a dire qual è l'AMI che voglio utilizzare, in questo caso la referenzio la risorsa creata sopra, e poi dico che tipo, perché una OS io non posso specificare quanto CPU, quanta RAM, ho dei tagli, quindi ho delle famiglie di macchine specializzate, generica, specializzata per task IO bound, CPU bound, cose di questo tipo, e una dimensione, quindi voglio una macchina CPU bound di tipo extra large, quindi con tanti core, tanti giga. E poi vado a recuperare le informazioni che ho costruito prima, quindi specifico una subnet, specifico un keyname, che non è nient'altro che la chiave pubblica privata che utilizzerò per entrare in questa macchina, e poi vado a recuperarmi una cosa che è una CPU di group. CPU di group è sempre una cosa questa, è un firewall mentale. Nel CPU di group gli do un nome e gli dico cosa può entrare, cosa può uscire. E questo CPU di group lo metto qua. Quindi io ho configurato in un file di testo tutta una serie di parametri che mi caratterizzano la macchina. In più andrò a mettere una serie di tag. I tag, sono metadati. Praticamente la maggior parte delle risorse in AWS sono risorse su cui io posso applicare un tag. Il tag è un metadato che posso usare in molteplici modi, per tracciare i costi o vedremo dopo come lo utilizzerei. A questo punto io ho tutte le informazioni che mi servono. Ho un bel file di testo che mi dice la mia infrastruttura. Cos'ho? Questa maglia l'ho già creata, la devo ancora creare. Chiediamo a Terraform. Il primo passo, quando uno riprende una sessione di Terraform, è fare un plan. Il plan semplicemente è un'istruzione che fa sì che Terraform legga il file locale, vada a vedere in AWS che cosa c'è. E mi dice, vediamo un po'. Tipicamente quando faccio un plan, mi scrivo un po' di cose, mi dà una leggenda dell'azione, quindi lui vede più create, vede che la risorsa AWS Instance, che si chiama RabbitMQ, non c'è, quindi la va a creare. L'altra risorsa non c'è, la va a creare, quindi mi va a creare queste cose. È una specie di anteprima, tipo un dry run, cioè questo è quello che lui andrebbe a fare. A questo punto facciamolo fare. Facciamo apply. Lui comincia a prendere la definizione e comincia ad andare su OS a creare tutto quello che deve creare, che ancora non esiste. Vedremo che quando comincia a creare, mi comincia a stampare tutta una serie di informazioni per ogni entità, quindi in questo caso Security Group, è più interessante l'istanza. Per ogni istanza vedremo che alcuni dati sono noti, tipo l'AMI, perché l'ho recuperato prima, il nome della coppia di chiavi, ma tutta una serie di parametri, come ad esempio il nome di DNS privato, di indirizzo privato, sono tutti nomi che non sa, sono computed. Quindi deve aspettare che AWS faccia il suo lavoro e mi restituisca qualcosa. Ok, ha fatto il suo lavoro, quindi in teoria mi dice ho aggiunto due risorse, l'istanza e security group, e il resto non ho fatto niente. Ma mi stampa un bel nomino su DNS. Ma visto che prima eravamo qua e non c'era niente,
facciamo un refresh e vediamo che è comparso qualcosa. Quindi vediamo che il nome che qua lo prende dal tag name, quindi ho scelto, e tutta una serie di parametri, ad esempio, non so, questo security group in cui io gli consentivo l'accesso alla porta 22 e alla porta 15, ha creato tutto quanto. Scusami, lo script ritorna solo quando le macchine sono effettivamente partite? Sì, allora lui dietro le quinte fondamentalmente esamina il file, crea un grafo delle risorse e poi comincia, fa quello che può, lo crea in parallelo, perché magari alcune risorse dipendono l'una dall'altra. Sì. Una volta che ha creato tutte le risorse ritorna. Quindi però aspetta che parte, sì, il sistema operativo, eccetera, eccetera. No, crea la risorsa. Ah. Per lui l'istanza è una risorsa. Poi l'istanza può avere un suo ciclo di vita. Una volta che è creata, poi lui dice ok, io l'ho creata, poi l'istanza passerà da stato initializing a, fino a running. Infatti l'istanza qua... qua vediamo che è running. Questo, prima abbiamo visto, passa tutto attraverso i vari stati. Che sia running, che sia stopped, che sia... non, cioè, finché la macchina, finché la risorsa è istanziata, per lui è a posto, non vado a forzare uno stato per forza, la crea. Quindi magari passa qualche tempo prima che la macchina sia effettivamente in esecuzione. C'è un modo per saperlo, perché cioè, non vuoi deployare poi l'applicazione che la macchina non è ancora partita. Corretto, ci sono del... si può fare con... ci sono vari approcci, diciamo che tieni conto che qui abbiamo creato il ferro, quindi generalmente è proprio la primissima operazione che fai. Generalmente poi devi aspettare che il ferro sia pronto per dargli il terzo da qualcosa. E dopo ci sono delle tecniche. Ci sono degli approcci per cui, ad esempio, un approccio che usa molto Netflix, dove invece di avere la macchina, cioè per dire, creare il sistema operativo e installare le cose sopra, loro producono già delle AMI già pronte, così quando l'AMI viene istanziata, la macchina parte, poi è già pronta. Che ne so, si unisce a un cluster ed è pronta a ricevere carico. È un approccio, ci sono pro e contro. Su OS è una tecnica che ho usato anche noi, puoi anche creare delle tue AMI già col tuo software dentro, che al momento che partono già tutto dentro, sì. Già fatto. HashiCorp stessa offre dei tool per automatizzare questo processo. E se qualcuno cambia una macchina? Giusto. Facciamo conto che nella realtà, io ho fatto un racconto che forse è un po' ideale, perché nella realtà il collega passo qua, devo fare una prova, devo aprire una porta o aggiungere una cosa. Cosa succede? Che noi abbiamo creato in questo istante la realtà su OS è perfettamente allineata con il mio file di configurazione, tutti siamo felici. Ma se arriva il collega di strato e va a modificare, che succede? Facciamo un esempio. Io vado sui tag, come avete visto sono questi tag qua, sono ovviamente gli stessi che ho messo qui dentro, io vado a aggiungere un tag perché vado ad aggiungere un tag, ho aggiunto un tag, questa è quella che le persone che ne sanno la chiamano deriva della configurazione, perché io ho creato una cosa e questa qua parte per la sua strada. Ma cosa succede a Terraform se io rifaccio un plan? Lui farà, di come dicevo prima, ripartirà a verificare la situazione e la velocità è dipendente dalla velocità della rete. Quello che succede è che mi dovrebbe dare un'informazione di questo tipo. Okay. Si è accorto che è cambiato qualcosa, mi dice che sulla risorsa di tipo OS instance con nome logico Rabbit, i tag, questo va letto così: la verità sta nel file di testo che io ho della mia infrastruttura, per riportare la realtà su OS a questo i tag devono passare da 7 a 6, perché io ne avevo 6 prima, ne ho aggiunto uno, quindi, e il tag, il valore che era in school diventa 8. Quindi lui può riportare, adesso io ho fatto un esempio semplice, a volte io posso cambiare la porta, quello che succede di solito è che qualcuno deve fare del debugger, va a aprire una porta sul server, e quindi la porta rimane aperta. Quello che succede è che se io lo faccio rigirare, la porta rimane chiusa, a meno che non sia davvero necessaria quella porta aperta. Allora a quel punto la cambio nella configurazione e la porto da. Quindi questo file di testo non va visto solo come fosse uno script,
è la documentazione stessa, è l'infrastruttura, ed è la documentazione stessa dell'infrastruttura, e come dicono quelli bravi, è una specie di, è un po' il mito della documentazione eseguibile. Quindi se faccio un apply, lui andrà a riportare la situazione attuale su AWS a quella che è desiderata. Sono cose che succedono, ma è normale, nella vita di tutti i giorni c'è un cluster che gli cambia configurazione e poi rimane così e chissà cosa succede. Metto l'apply, io torno su AWS, faccio refresh e intanto se ne dovrebbe essere morto. Prendo io. Allora, Maurizio fino adesso mi ha fatto vedere come creare il ferro sul cloud praticamente. Quindi con Terraform abbiamo a disposizione tutti questi strumenti che mi permettono disegnare un'infrastruttura prettamente fisica. Volendo si possono anche creare servizi, però se tipicamente il vostro scenario è quello di prendere un'applicazione che avete da qualche parte su qualche rack o roba del genere, questo è il tipico scenario, cioè prima vi create la parte fisica e poi andate a popolarla con gli stessi script con cui avreste popolato la vostra applicazione, diciamo, in locale o in locale, o in un vostro private cloud, diciamo così. Terraform applica il principio di idempotenza, cioè come vi ha spiegato Maurizio, attraverso lo stato lui si fa un disegnino di quella che è l'effettiva infrastruttura che sta girando sul cloud. Poi dall'altra parte guarda il file di configurazione e fa un altro disegnino di come dovrebbe essere l'infrastruttura che noi dichiariamo. Confronta questi due disegnini, se scopre delle differenze, le appiana e riporta le cose a giusto. Adesso vediamo invece come popolare questa infrastruttura che ipotizziamo essere già stata creata con un altro strumento che si chiama appunto Ansible. L'autore di Ansible è Michael Dehaene. Per quello che dichiara lui, dice: io ho cominciato a scrivere Ansible perché volevo un tool per fare questo genere di attività, questo genere di automazione, che se dovessi tornare 6 mesi dopo aver fatto questa attività, mi faccia ancora ricordare come, cosa avevo fatto e come funzionava. Cioè lo scopo è proprio quello di rendere chiaro come setupare, diciamo così, il vostro sistema. Vengo avanti. Quali sono stati i punti di forza che noi abbiamo praticamente riscontrato? Beh, innanzitutto all'epoca, tipo 3 anni fa, abbiamo scelto Ansible perché era il tool che statisticamente risultava più usato per fare questo genere di attività. Ma al di là, e quindi abbiamo detto cominciamo a usare qualcosa che sia effettivamente, diciamo così, essendo un tool open source che sia effettivamente usato, quindi ben testato, con molti, diciamo così, follower, diciamo così. Però poi ci siamo trovati a usare un tool che era effettivamente molto flessibile, cioè può automatizzare task semplici o anche molto complessi, e questo è stato sicuramente un punto di forza. Tutto sommato è semplice, perché come vedremo Ansible ha pochi elementi da gestire. Qui è fatto di file YAML, che possono piacere o non piacere, ma diciamo sono abbastanza semplici da manipolare e da leggere. Ha bisogno di Python, che oggi soprattutto nelle macchine Linux è già di default installato, non dovete installare niente. E ha bisogno di SSH, idem come sopra. Cioè anche questo tipicamente nelle macchine Linux è già installato e non dovete fare niente di più. Se usate le macchine Windows ci vuole un pelo di fatica in più, ma niente che uno sviluppatore medio non possa, diciamo così, mettere in piedi con le sue stesse maniere. È molto estensibile, cioè ha moltissimi moduli e plugin, e volendo ne possiamo aggiungere ancora. Inoltre ha un suo layer di API, a noi le API non sono mai servite, però moduli e plugin, questi sì, sono molto utili. Infine è estremamente potente, perché potete veramente fare di tutto. Se volete un esempio potete andare su Galaxy. Galaxy è una sorta di repository dove trovate un sacco di script già pronti che fanno più o meno tutto quello che volete. Potete navigare e vedere, dopo vi faremo vedere un piccolo esempio, però diciamo ha il suo App Store come filosofia, e potete prendere quello che c'è su Galaxy e portarlo in casa e usarlo tranquillamente. Ok. Come funziona Ansible? Lo schema sembra un po' simile a quello di Terraform. Non è un copia e incolla, abbiamo cambiato un file. Allora, fondamentalmente è guidato da un file YAML che si chiama playbook. Come vedremo, il playbook altro non è che un insieme di task, un insieme di cose da eseguire. E dall'altra parte c'è un inventory che descrive fondamentalmente
un insieme di macchine raggruppate. Quindi abbiamo per esempio il gruppo A che comprende il nodo 1, il gruppo B che comprende il nodo 2, 3, 4 e così via. Cosa possono rappresentare questi gruppi? Boh, quello che volete, possono essere database server, application server, HTTP server e quant'altro. Broker MQTT. Tanto per citarne uno a caso, no? Che cosa fa Ansible effettivamente nella pratica? Esaminerà il playbook, quindi innanzitutto piccola nota, perché ad Ansible serve Python? Perché Ansible è scritto in Python, quindi sulla macchina che viene definita control machine dovete avere Ansible installato, quindi lo stesso installare anche con Pip per chi conosce un po' il Python, un po' il package manager di Python, altrimenti su quelle tutte le distribuzioni è già presente come pacchetto di sistema. Lui cosa fa? Interpreta la YAML, fa una sorta di pacchetto Python e poi, guidato dall'inventory, spara questo pacchetto tramite SSH, lo teletrasporta sulla macchina destinazione, sul gruppo di macchine destinazione che gli indicate voi, e fa eseguire questo Python dall'altra parte. Quindi, come vedete, non ci sono agenti, non ci sono niente da configurare, da setupare. Generalmente una macchina Linux bad può già funzionare con Ansible, così com'è. Detto questo, andiamo a vedere un esempio pratico di uno script Ansible. Anche qui abbiamo usato lo stesso editor di prima. Questo, come dicevo prima, è un playbook, quindi Ansible può essere usato o per eseguire comandi singoli, oppure, ma è il caso diciamo meno frequente, oppure per raggruppare un insieme di task in un file YAML, perché tipicamente il setup di qualcosa è un'operazione che prevede più step. Cominciamo con indicare nella parte più in alto dove vogliamo lavorare, cioè su quale gruppo di macchine vogliamo lavorare. Il gruppo può avere da 1 a n macchine. Poi gli diciamo anche become true, questo vuol dire che fondamentalmente devo fare sulla macchina su cui andrò a lavorare privilege scratch, cioè sostanzialmente devo lavorare come amministratore, come root tipicamente, perché come vedremo le operazioni che vengono dopo devono essere fatte da un utente che ha i giusti privilegi. Poi ci possono essere altre cose, ma tipicamente abbiamo nell'intestazione mettiamo una serie di variabili che sono quelle che poi guidano gli step che vengono dopo. Nel caso specifico, cosa vogliamo fare con un script che si chiama setup RabbitMQ? Beh, proprio fare il setup di RabbitMQ. Non so quanti di voi lo conoscono, è fondamentalmente un sistema di code, probabilmente l'avete anche usato, e che quindi rappresenta un generico servizio che potremmo mettere a disposizione dei servizi della nostra infrastruttura. La versione di cui vogliamo di Rabbit è la 3.7.12, e Rabbit, come fosse un nostro file, un nostro diciamo pacchetto Java, un punto Java, ha bisogno anche di un runtime. Quindi vediamo qui che mettiamo sia il servizio, quindi qualcosa, sia il runtime che deve farlo girare. Il runtime di Rabbit è Erlang, per chi non sapesse, un linguaggio abbastanza tipico, abbastanza simile a Java, anche lui ha un suo runtime che serve per far girare una cosa che è diciamo parzialmente compilata. E successivamente mettiamo un insieme di task, una lista di task che vengono giù uno dietro l'altro, e lui comincerà a eseguirli dal primo. Allora, il primissimo task che io devo diciamo, in qualche modo mi serve è che il repository di Erlang sia presente nella macchina di estensione. Breve nota, lo diceva prima Maurizio, abbiamo usato un Amazon Linux 2, che in realtà è fondamentalmente una Red Hat di base, diciamo così. Sono macchine molto minimali, quindi non hanno molta roba, devo aggiungere il repository. Per chi conosce un po' le macchine Red Hat, Yum è lo strumento che mi permette di manipolare i pacchetti Red Hat, come apt nelle macchine di viaggio. Il repository che voglio aggiungere, gli do un nome. Innanzitutto notate che al task stesso ho dato un nome che mi permette anche di referenziare il task qualora mi serva. Il nome stesso tipicamente è già un piccolo commentino, cioè che cos'è questo task? Aggiungere il repository di Erlang. Quindi io non sto mettendo commenti, sto usando proprio il Ansible stesso per commentare. La prima cosa che voglio fare quindi è aggiungere il repository, e se lo sapete bene, se no va bene, cioè le repository hanno una URL, possono avere una chiave perché i pacchetti sono firmati, quindi quando vengono giù bisogna verificare che la firma sia corretta, è abilitato, sì, ok. Questo è ancora un approccio dichiarativo, cioè come Terraform, qui io non vi sto dicendo fai qualcosa, io sto dicendo voglio che ci sia questa roba qui e che sia abilitata. Se c'è, lui la crea, se c'è ed è già allo stato corretto, perfetto. Se non è allo stato corretto, per esempio non l'ha abilitato, lo abilita. Se non c'è, lo crea. Quindi è dichiarativo, non gli sto dicendo if questo, if l'altro. Step successivo, se c'è un repository che me lo garantisce il task precedente, posso installare il pacchetto di Erlang. Di nuovo uso non più Yum repository, ma uso Yum,
e gli dico che il pacchetto che ha come nome Erlang deve avere state present. Di nuovo, se c'è, bene, se non c'è, lo installa. A questo punto, se ho il runtime e mi sono garantito quei task precedenti, vado a tirarmi giù il pacchettino di Rabbit stesso, che ha come unico dipendenza quel runtime lì. Quindi io gli dico di nuovo a Yum, stavolta vatti a prendere un pacchettino che c'ha quello sberlone di URL che arriva fino là, della specifica versione che ti ho detto io, e di nuovo state present. Qui vedete anche che i parametri di Yum possono essere messi o sulla stessa riga come nell'esempio sopra, oppure su due righe differenti per questioni di leggibilità o perché i parametri sono un po' lunghetti. A questo punto sono sicuro di avere, diciamo così, il pacchetto installato. Che cosa voglio ancora preoccuparmi? Che il servizio sia startato, sia abilitato, cioè se dovessi riavviare questa macchina il servizio deve ripartire insieme alla macchina, e quindi uso un altro task che è service, che mi garantisce proprio questo. Ma se un servizio, a volte, come potrebbe essere questo, noi abbiamo installato Rabbit, ma poteva essere un benissimo un jar che vi siete tirati giù e che fate girare con Spring Boot, per esempio, quindi dovrete dargli anche un minimo di configurazione. Qui la configurazione è molto semplice, abbiamo semplicemente rappresentato il contenuto su una semplice riga, perché per esempio è minimalissimo, e gli diciamo, guarda che questo contenuto lo voglio come destinazione in quel file lì. Qualora questo task produca un cambiamento sulla macchina, vedete, c'è Notify. Questo Notify è fondamentalmente un fai scattare un trigger. Perché? Perché in qualche modo ho cambiato la configurazione del mio servizio, voglio che lui la rilegga. I trigger, che si chiamano in realtà handlers in Python, vengono descritti alla fine, quindi vedete che io ho referenziato il trigger col suo nome. E ovviamente ho di nuovo usato service dicendo che quel servizio lì deve essere installato o restarted affinché io possa essere sicuro che si rilegge la sua configurazione. Ok, quindi io qua ho sicuramente un Rabbit che dovrebbe essere installato, configurato come dico io. Piccola cosa che abbiamo aggiunto, che nel caso specifico non è necessario, potrei aver bisogno di garantire che certe porte del firewall siano aperte. Questa cosa l'abbiamo messa più per scrupolo, perché come diceva Maurizio prima, sul cloud non si fa così, le macchine non hanno, cioè non gestiamo firewall, cose di questo genere. Gli oggetti di rete sono oggetti che si configurano con Terraform, però qui supponiamo che qualcuno voglia far girare questo stesso script su una macchina del CentOS che magari ha firewall D abilitato, allora noi che cosa facciamo? Verifichiamo prima di tutto che firewall D, il servizio, se c'è o no sulla macchina, perché poi potrebbe esserci o potrebbe non esserci. Nel caso in cui non ci sia, non vogliamo che questa roba si schianti e vada in errore. Qui vediamo un qualcosa che, a differenza degli altri task, non è dichiarativo, ma è imperativo. Command, gli sto dicendo, fai questa cosa qui, non guarda lo stato, se c'è, se non c'è, esegui, è un comando. Eseguilo e registra quello che ti spara fuori sullo standard output in una variabile che si chiama firewall D substate. Questa variabile la userò subito dopo per dire, vedete, clausola when, questo è un if sostanzialmente. Se il substate.standardOutput, leggo quello che ha stampato fuori il comando, è diverso da questa roba qua, allora vuol dire che firewall D c'è. Quindi, che cosa farò? Voglio abilitare alcune porte che mi consentono di accedere correttamente al mio server Rabbit. E per fare questo uso withItems, che mi permette sostanzialmente di iterare su questo task per tre volte usando quegli elementi come variabili, e la variabile la metto proprio nel campo porta che vedete lassù, ok? Quindi fondamentalmente io dico, voglio abilitare la zona pubblica del firewall queste tre porte qua, tre porte che sono TCP, quindi classica abilitazione di firewall. Ripeto, sul cloud questa roba non si fa, l'abbiamo messa più che altro per scrupolo, per far vedere un po' anche qualcosina di diverso. Nelle versioni più recenti di Ansible, withItems è deprecato perché hanno introdotto la keyword loop, che è molto più elegante, quindi, però lo troverete sicuramente su tantissimi playbook, perché tutte le versioni precedenti si faceva così. Ok, e quindi siamo arrivati agli handlers. A questo punto, diciamo, gli handlers non vengono eseguiti, vengono letti all'inizio e scattano eventualmente come trigger se serve. A questo punto, con questa roba qua, io mi aspetto di trovarvi setappato sulla macchina di destinazione un Rabbit correttamente configurato e running.
quale macchina di destinazione, e già dobbiamo ancora specificargli la parte di inventory. Vi facciamo vedere due esempi di inventory. Il primo è il classicissimo inventory statico, è un file sostanzialmente .ini. Diciamo che Ansible, quando gli specificate l'inventory su cui lavorare, cerca di guardare il nome del file e l'estensione che ha. In base a quello indirizza sul plugin giusto per gestire quell'inventory. Se chiamate un file host.ini, per lui è file statico e si aspetta che sia un file.ini dove i gruppi sono specificati dentro. Che cosa mettiamo in questo file? Beh, in testa che possiamo mettere un po' di variabili globali che possono essere usati nel miniscript in generale, e in più definiamo un unico gruppo, per l'esempio poverello, in cui c'è un unico server. Questo server ha come Ansible host, quindi la destinazione, è stato chiamato Automatic KVM, cioè KVM perché? Perché è stata tirata giù l'immagine di la EC2 di Linux di cui parlavamo prima, scusate, l'AMI di Linux di cui parlavamo prima. Amazon ve l'ha a disposizione anche proprio come binario che potete far girare su vari tool di virtualizzazione, tra cui VirtualBox, KVM e così via. Quindi se volete fare qualche provetta di questo tipo, potete scaricare, anziché spendere soldi sul cloud, potete scaricarvi l'immagine, farla girare sul vostro virtualizzatore preferito e sparargli dentro gli Ansible quello che vi serve. Quindi qua si suppone che in un ambiente che diciamo sia il mio ambiente locale, io vi ho già messo su una macchinetta predisposta che ho chiamato automate.kvm, e l'Ansible user, cioè lo utente con cui mi collego in SSH, si chiama EC2 user, che per chi conosce un po' Amazon è proprio il classico utente che si usa per collegarsi in SSH, e in questo caso c'è anche una password molto robusta, cioè password come si è presentata io. Quindi questo dice ad Ansible, se uso questi inventory, lui andrà a sparare in SSH quel playbook che abbiamo visto prima. Già, ma come ha detto poco fa Maurizio, il cloud non è così facile da prevedere, perché lì i IP ve li può staccare belli dinamici, no? Quindi come si fa a descrivere un ambiente laddove c'è molto dinamismo? Ovviamente Ansible, che è un tool molto pratico, ha già pensato alla soluzione. La soluzione si chiama Dynamic Inventory. Voi, se usate un file inventory che ha come estensione aws.ec2.yaml, quindi termina così, lui considererà questo come un Dynamic Inventory da gestire col plugin aws.ec2. Cosa fa questo plugin? Praticamente fa una lookup su Amazon. Adesso io potrei descrivervi questa roba qua, ma leggete questa roba qua come se fosse. Partiamo dall'inizio. Usiamo il plugin aws.ec2, ok, dove, su quale data center, è US1, che è quello dove Maurizio prima ha creato la macchina. A questo punto il filtro è quello che viene dopo, leggetelo come se fosse set from EUS1 la macchina che ha come tag environment demo, e poi raggruppami tutte le macchine che trovi di questo tipo che hanno per tags.group. Quindi noi abbiamo messo due tag, uno che rappresenta l'ambiente e l'altro a che gruppo rappresenta quel server lì. Questo qui mi creerà dinamicamente l'inventory già le macchine dell'inventory già raggruppate. Okay? E dopodiché con Compose diamo ancora un po' di variabili, esattamente come abbiamo fatto nell'esempio statico. Però questa roba qua non è statica, è dinamica, e quindi lui si andrà a leggere al volo su quale macchina deve girare questa roba qua. Per rispondere alla domanda di prima di Simone, qui puoi anche mettere clausole tipo la macchina è running o roba di questo genere. Quindi, oppure dirgli anche fermati se non trovi le macchine, vai avanti e cose di questo genere. Okay? Si fa tipicamente nel Dynamic Inventory questa roba qua. Quindi abbiamo visto il playbook, abbiamo visto gli inventory, direi che possiamo far girare anche questo piccolo esempietto qui. Per far girare questo esempietto useremo il comando che si chiama Ansible Playbook, non Ansible, perché ovviamente facciamo girare un playbook. Gli dobbiamo specificare su con quale inventory lavorare, cioè il target, e infine gli diciamo effettivamente qual è il playbook, cioè per noi nella directory playbooks / setup rabbit.yaml. Adesso, se la rete ci assiste, non c'è qualcuno. Non sono nella directory giusta. Ok, vabbè. Perfetto. E lanciamo il nostro playbook. La prima cosa che fa il playbook è gathering facts, cioè lui cercherà di esaminare le macchine che ha trovato nell'inventory per capire banalmente di che tipo sono, ma è una Red Hat, una Debian, in modo che possa già prepopolare delle variabili che poi voi potete usare in vostri script. Notate che è già beccato la macchina giusta, quella che è stata creata prima, quindi vuol dire che l'inventory ha già funzionato a questo punto, perché sta dicendo che sta lavorando su quella macchina lì. Vedete che siccome la macchina era bella vuota, tutti i task hanno prodotto un cambiamento, quindi è evidenziato in giallo, quindi sta eseguendo tutti i passi di cui parlavo prima. Adesso sta abilitando i plugin di Rabbit, forse questo me l'avevo dimenticato,
i preghidi Rabbit, plugabile e molto plugabile, uno di questi serve per abilitare la console agli utenti standard, no? Giusto per fare la demo. Okay. Mentre invece mi ha skippato i task di apertura delle porte, perché non ha trovato System D, quindi c'è sta roba qua, la saltiamo per pari. Alla fine sta facendo girare l'handler, perché non avendo trovato configurazione l'ha creata, e quindi l'handler scatta come, come trigger, e ultimo mi fa un recap di quello che ha fatto. Quindi, ho lavorato su queste macchine qua, è andata bene, e su quella macchina lì ho fatto 8 cambiamenti. Adesso, se quello che ha detto Ansible non era una menzogna, io mi aspetto che andandomi a collegare sulla porta che Maurizio gentilmente aveva aperto prima, urlo di tamburi, ta, Rabbit funziona. Proviamo anche a entrare dentro. Ok, ci troviamo il nostro Ansible, un po' come... Il Rabbit è della versione che gli abbiamo chiesto, la 3.7.12, ce l'ho leggendo in alto a sinistra. L'ambiente Erlang è stato installato, lo vedete anche qui. Inoltre vedete, dal nome che ha dato a questa istanza di Rabbit, che ha preso il nome della macchina che contiene l'IP interno, quindi l'IP della vostra VPC interna al, al cloud, che è differente ovviamente dall'IP pubblico che vedete sopra nella URL. Quindi Ansible ha beccato la macchina giusta, ci ha fatto girare dentro lo script e mi ha setupato il mio servizio. Ovviamente immaginate di avere tanti script come questi che vi setupano servizi, vostri applicativi, roba di questo genere. Ok, guardiamo ancora un po' lo script del playbook. Torniamo ancora un attimo sullo script. Se vedete, questo script è uno script di poco più di 60 righe, no? Allora dice, vabbè, è piccolino, è piccino, fa una cosa molto semplice, non mette Rabbit in cluster, quindi è proprio brutalmente semplice. Ma se il mio script fosse molto molto più grande, deve diventare molto molto ma più scemo a gestirlo, perché magari comincia ad avere 100-200 righe? No. Per fortuna Ansible prevede anche che script molto voluminosi possano essere organizzati in ruoli. Che cos'è un ruolo? Vi ho detto prima che esiste Ansible Galaxy, che è un grandissimo, diciamo, repository di App Store, bravissimo. Qui potete trovare un sacco di ruoli già predefiniti. Un ruolo sostanzialmente altro non è che uno script di Ansible splittato in vari direttori. Funziona esattamente come funziona Maven. Voi sapete che se Maven mettete la roba giusta nel posto giusto, non dovete dirgli niente, perché lui usa un approccio conventional over configuration e quindi va già a pescare i file giusti e sa dove prenderli. Ansible funziona alla stessa maniera. Se voi create una directory rules e ci buttate dentro tanti ruoli, quindi in sottodirettori separate, basta che la directory abbia una struttura tipo questa. Allora, siamo partiti, torno solo un attimo su Ansible Galaxy, abbiamo preso uno di tanti ruoli che installano Rabbit in più, giusto per fare un confronto col nostro molto molto semplice. Questo qua ci sembra scritto abbastanza bene, non è detto che sia migliore, non l'abbiamo provato sinceramente. Però vi fa vedere che qui c'è il repository, il ruolo ha un nome, tipicamente il nome è fatto dal nome dell'autore o della società, appunto nome del ruolo, e i ruoli sono quasi sempre legati a GitHub, o sempre quasi sempre, possono anche essere. E se clicchiamo su GitHub Repo andiamo a vedere esattamente come è fatto il ruolo. Fondamentalmente vedete che un ruolo altro non è che un insieme di subdirettory, ognuna di quelle deve avere un nome ben specifico e ogni una di quelle ha un significato ben più specifico. Per esempio la subdirectory defaults ci dice che là ci sono i valori default dei parametri che io posso passare a questo ruolo. Quindi se io li scrivo io, prende quello che dico io, altrimenti prende dei valori default. Oppure, torniamo un attimo indietro, vediamo ad esempio che... Torniamo dietro il senso di okay. Vediamo ad esempio che ci sono metadati che riguardano il ruolo stesso, che è di nuovo un file YAML. Quasi tutti i file YAML devono, cioè quasi tutti, devono, nella directory devono chiamarsi main.yaml. Poi lo potete ancora ulteriormente splittare, però il file da cui deve partire si deve sempre chiamare main.yaml. È l'entry point, esatto. Poi abbiamo la parte dei task, che effettivamente è quella più operativa. Vedete che qui l'autore ha splittato in vari task perché ognuno fosse abbastanza piccolo e abbastanza facilmente manipolabile. C'è di nuovo il main.yaml, andiamo a cliccare dentro, include altri pezzi e a loro volta possono includere altri pezzi, quindi potete comporlo un po' a scatoline cinesi. Andiamo ancora indietro, sempre guardando la struttura ci sono i task. Ci sono i template, Ansible usa un formato che si chiama Jinja 2, che è un formato Python, dove fondamentalmente potete mettere dei placeholder su cui andare a rimpiazzare variabili, perché è un caso tipico che voi configurate il vostro ruolo con n variabili e poi queste variabili devono finire qua e là in vari file di configurazione.
Sì, questo è molto potente. Fondamentalmente è un motore template usato anche in applicazioni web. È un equivalente di Velocity, per esempio. Esatto. E poi, vabbè, variabili, altre variabili che possono comunque essere caricate all'inizio. Quindi se voi strutturate il vostro ruolo così, Ansible sa già dove andare a prendere i pezzi, compone tutto, proprio come se aveste fatto un grosso grosso file, ma con la, diciamo, il vantaggio di avere tutto splittato in pezzettini. E questo, diciamo, è un ruolo già un po' più serio rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Perché si chiama ruolo? Perché, come abbiamo detto prima, se io ho un gruppo di macchine voglio associargli un ruolo, questo ruolo può essere application server, DB server, quindi vado a scalare tutti i pezzi che servono affinché la macchina assuma correttamente quel ruolo. E direi che anche con questo abbiamo visto. Scusami, nel playbook, quello lì, tutti i task sono fatti in maniera sincrona oppure c'è la possibilità di dire. Allora, i task non eseguiti uno dietro l'altro, c'è la possibilità, che però noi tipicamente non usiamo, forse di eseguirli parallelamente su diverse macchine. Eseguire sempre in parallelo diverse macchine, perché Ansible prende il nome da un romanzo di fantascienza dove è un dispositivo per controllare flotte di astronavi nella fantascienza. Quindi l'autore ha pensato di questa metafora per cui io con un unico dispositivo controllo centinaia di server. Quindi quando, se io nel mio gruppo di server ho 100 macchine, lui esegue il task in parallelo su 100 macchine. Ok, direi che Ansible l'abbiamo visto, quindi siamo arrivati qui. Va bene, adesso abbiamo visto come automatizzare sia, diciamo così, il ferro virtuale nel caso specifico, sia come andargli a buttare dentro la roba. Potremmo anche chiuderla qui, ma in realtà quando si parte con un processo di automazione come abbiamo fatto noi circa 3 anni fa, solitamente non ci si ferma qui. Prima cosa, il cloud è bello, però posso dover creare diverse risorse per diversi progetti. Non è che si fa un calderone unico dove butto tutto dentro, anche perché magari certe risorse servono per lo sviluppo, certe risorse sono per il rilascio, quindi sono per la parte di produzione. Oggi quasi tutti i principali cloud provider, direi tutti, ci permettono di organizzare in maniera gerarchica le nostre risorse, quindi creare un po' dei contenitori dove io vado a mettere la roba. Noi tipicamente abbiamo organizzato le nostre risorse prendendo ogni progetto, considerando come uno stream, dividiamo almeno in 2 sottogruppi, che sono il gruppo delle risorse di sviluppo, dove magari diamo agli sviluppatori un po' più di libertà, e il gruppo invece delle risorse di produzione, dove magari l'accesso è un po' più limitato e viene dato solo a determinate persone. Questo è possibile usando una componente di AWS che si chiama AWS Organization, dove vi permette di strutturare tutto quanto e dove la foglia sostanzialmente di questa organizzazione è un singolo account di AWS, dove voi potete poi organizzare effettivamente le vostre risorse. Altro punto molto importante, il cloud costa e bisogna accedervi, diciamo così, con un gran size, no? Quindi l'altra cosa che abbiamo fatto è integrare la login che si fa per entrare su cose come esempio la console che avete visto prima, col nostro Active Directory, quindi crea un single sign-on tra la nostra, diciamo così, struttura organizzativa aziendale e il cloud. Anche questo i principali cloud provider oggi vi permettono di fare, in modalità diversa ma vi permettono di fare. Tipicamente, se avete un Active Directory o un LDAP server, vi permette di sincronizzare o di mettere in trust i due elementi. Per gestire la sicurezza abbiamo anche applicato il principio del minor privilegio possibile. Ovviamente in produzione si dà accesso a meno gente possibile in modo che non possa fare danno, magari si dà un grado di libertà in più sugli ambienti di sviluppo, proprio perché gli sviluppatori invece possano giochicchiare un po' di più. Usate sempre i gruppi, non usate gli utenti, in modo tale che gli utenti possano essere spostati o associati a diversi gruppi e assumere i privilegi in base all'associazione al gruppo e mai, diciamo, al singolo individuo. Altra cosa molto importante, non sono solo le risorse del cloud, ma in generale tutto quello che usate in azienda. Quindi, che ne so, i Jira, i Bitbucket, che sarebbe il Git, Nexus, che sarebbe il repository dei pacchetti, Jenkins e anche AWS, cercate di mettere tutto sotto il cappello dello stesso Active Directory o comunque di integrarlo con l'Active Directory in modo tale che ci sia solo una user e solo una login all'interno della vostra azienda che vi permette di utilizzare tutti questi vari pezzettini, e tutti i vari pezzettini devono essere a loro volta correttamente segmentati in modo tale che, ad esempio, se io sono nel gruppo del progetto Pippo e sono un developer, magari apporterò al gruppo Pippo Developer e vedo solo i progetti Git di Pippo, del gruppo del team Pippo, solo le risorse AWS del team Pippo, solo i pacchetti Java del team Pippo, tutto quanto bello segmentato e organizzato. Questo soprattutto se avete società dove magari
persone vanno e vengono, comunque c'è un certo dinamismo nel passare tra un gruppo all'altro. Però scusami, ma tu qua dici di mettere autenticazione e autorizzazioni a livello dell'Active Directory, sì, cioè c'è un'utenza che appartiene a certi gruppi, sì, e questa, diciamo, questa associazione sarà replicata nei vari servizi che l'azienda usa, giusto? No, tipicamente non è replicata, è integrata, che è diverso. No, no, vabbè, poi diciamo, sì, ok, vabbè. Però quindi, è a livello no, di cioè io posso dire, ad esempio, che so, Bitbucket, a questo space di Bitbucket accede il gruppo X di Active Directory, fine. Sì. Il gruppo me lo devo già avere in Active Directory, non lo metto in, non lo creo un Bitbucket, ok? In questo modo, se mi tolgono da un gruppo, io automaticamente perdo tutti i diritti di accedere alle risorse di quel gruppo. Se ne aggiungo un altro gruppo, li guadagno dall'altra parte. Okay. Se mi tolgono completamente la Active Directory, boh, non accedo più. Se no c'è la fila del tuo ufficio, cioè, mi aggiungi, fai vedere il bug. Oppure zombie di utenze che rimangono lì per mesi, cioè, roba del genere. C'è da 3 anni. Che... No. Ultimo punto, il cloud è bello, però... c'ha tutti i suoi pezzettini, spazi qui, spazi là, no? Ora, se noi pensiamo soprattutto alle risorse di sviluppo, supponiamo di voler tenere macchine accese 12 ore al giorno per consentire agli sviluppatori di lavorare dal primo che entra in ufficio all'ultimo che esce, 12 ore al giorno in 5 giorni lavorativi sono fondamentalmente 2 giorni e mezzo. Quindi sarebbe bello che le macchine stessero accese per 2 giorni e mezzo alla settimana, onde evitare di pagare di più, perché il cloud è carino, ma il billing è ancora arrivo. Tra l'altro, tra i gruppi che dicevo prima ci possono anche essere gruppi che guardano solo il billing, quindi vanno solo nei ridolli, vedono solo quanto per fare accounting sui vari progetti. Allora, sarebbe bello che, tipo come quando si esce dall'ufficio, l'ultimo che esce spegne la luce, bisognerebbe anche che l'ultimo uscisse spegnesse le macchine sul cloud. Ma insomma, non è proprio facilissimo. Certe operazioni possono essere noiose o comunque non è facile eseguirle perché, no, appunto, non so quali sono gli IP, la cosa che abbiamo raccontato prima. Quindi sarebbe bello automatizzare anche queste operazioni. E per farlo si possono usare i chatbots, che possono appunto essere usati per fare task comuni come startup di un ambiente, quindi di tutti i pezzi dell'ambiente, shutdown di ambiente, quindi di tutti i pezzi dell'ambiente, oppure semplicemente ottenere info. E adesso vi facciamo vedere un esempio di come si può fare questa roba qua. Ad esempio, in passato per un soggetto succedeva spesso che prima volta che dici spegni il server, quando esci, sì, ok. Primo giorno lo fai, secondo giorno lo fai, terzo giorno non ti ricordi più, lo spegni da casa, quarto giorno rimane acceso, il quarto giorno è venerdì e rimane acceso tutto il weekend. Quindi quello che abbiamo fatto è creare un bot, dovete pensare al bot come fosse, come sia un agente che può svolgere delle operazioni in autonomia, quindi, cioè, però, oppure gli posso, quindi tipo accendo la mattina, spengo la sera, così, oppure gli chiedi, quando mi serve gli posso interagire interattivamente. Quindi in questo caso io non so in che stato sia la macchina, io posso chiedere describe sito. Poi abbiamo creato Calculon, che è un personaggio di Futurama. Se non lo conoscesse, mi aspetto voi conoscete perfettamente Futurama, anche i personaggi minori come Calculon, che è il robot di tutti i miei circuiti, della soap opera, tutti i miei circuiti. Quindi fondamentalmente gli chiedo, scusa caro, mi puoi dire quale sono le cellule accese? Diciamo, quello mi dite, caro. E fondamentalmente quello che mi aspetto, appena la lampada si sveglia, è che lui vada a vedere, col famoso disegno di prima, sulle API, che cosa c'è, lui mi dice, guarda, questo momento, questa macchina è accesa, questa eccetera eccetera, questa operazione qua è un'operazione di informativa. Però io non posso, cioè posso anche non solo limitarmi a chiedere informazioni, posso anche chiedere di fare delle operazioni. Questa operazione se può sembrare un giochino, ma in realtà quando poi voi vi dovete magari collegare nel SSH, effettivamente non sapete che IP c'ha la macchina, quindi sì, dovete proprio scoprirlo. Ed è scomodo magari andare sulla console, filtrare e così via. Questo, il bot vi fa questo favore, diciamo, vi semplifica un po' la vita. Questo è il mio account personale, quindi ci sono solo cose free, quindi ci sono una macchina, perché le altre costano. In un ambiente reale ci possono essere molte cose, le IP sono, IP pubblici sono sempre dinamici, quindi c'è, può anche essere parecchi dati da smazzare. E un'altra operazione che può essere stop the C2, qui mi chiedere di nuovo, spero, l'ambiente, quindi dice ok, sto spegnendo un'istanza, ma sta veramente spegnendo questa istanza? Andiamo a vedere. Quindi qua è in fase di stopping, perché sta effettivamente spegnendo. Io se gli chiedo, il testo può essere anche molto più ricco.
quindi io se l'informazione contiene anche l'ambiente dove se la ricava, quindi effettivamente si sta spegnendo, eccetera, eccetera. Scusa, questo l'avete scritto voi? Sì. No. In realtà non so che effetto possa fare. Questo bot è praticamente una manciata di codice intorno ai servizi di AWS di Google. Quindi ci sono. Ovviamente a noi interessava fare un bot serverless, perché il tipo di interazione tipica di un bot è: si accende la mattina, cioè si attiva la mattina, si attiva la sera, dice vuoi che tra mezz'ora spengo, poi dopo mezz'ora spegne. Quindi sono pochi centinaia di millisecondi di esecuzione, non è che è un peccato tenere acceso un server per queste cose, oppure quando quattro peone si chattano con un bot e gli chiedono come stai. E quindi volevamo qualcosa che non costasse nulla e che non ho trovato un framework serverless. Scusa, lo spegnimento come funziona? Lui manda un messaggio che ho scritto, c'è qualcuno ancora? Se non risponde tipicamente nel progetto, nello Slack di progetto, tipo alle 7 diceva: ragazzi, io tra mezz'ora spengo questo ambiente, se avete qualcosa in contrario cliccate qua, perché Slack è una cosa carina dove tu, io aspetto qua un messaggio di testo, però lui può scrivere anche un action dove c'è un bottone che dice no. Oppure puoi dire no, non fare l'ambiente. All'inizio era molto più grezzo, dove c'era una tabella su Dynamo con l'esempio degli ambienti, andavo lì e dicevo no, non voglio spendere questo. Tipicamente qualche project manager che la sera era scrupolosamente vuole fare dei test, non mi distrugge l'ambiente. Però questa cosa qua è abbastanza facile, perché come c'era il disegno di prima, dove AWS è tutto API, le stesse operazioni che chiama, che usa Terraform, le stesse cose che fa, se poi le possiamo fare qua, semplicemente o da terminale. Quindi per sapere, questa chiamata qua mi stampa queste informazioni, non è nient'altro che la famosa, la describe instance di prima, fatta al codice, dove restituisci questo JSON con dentro tutte quelle informazioni, IP pubblico, il nome della macchina, e semplicemente lo fai formattarlo in modo che lo vendete il bottino? No, è open source, non è pubblicizzato. Ah sì, no, forse non avevo detto, ma il codice che avete visto prima l'abbiamo buttato tutto su GitHub, sì. Quindi è molto semplice, però chi volesse dargli una scuola. Ecco, se vi interessa, esatto, c'è sotto, quello se vi interessa, poi lo postiamo su Meetup, tutto il materiale di questa presentazione, quindi Playbook, Ansible, Terraform, eccetera, eccetera, i link, sono quando hanno pushato l'ultimo pezzo, saranno disponibili, quindi se volete dare un'occhiata, rivivere questi fantastici momenti della presentazione, potete farlo. Il bot è open source, è un progetto personale, c'è cioè una parte, è scritto in TypeScript, per quello non abbiamo presentato. C'è una parte comune. Lo prende Pomodoro. Esatto. C'è una parte comune che si chiama Geekbot, che offre tutti gli elementi base. E poi questo bot qua si chiama Calculon, che usa i vari pezzettini di Geekbot per fare queste sciocchezze qua. Tutto quello che abbiamo usato fondamentalmente è stato preso da cose che abbiamo effettivamente fatto. Sì. Molto, molto asciugato, molto, molto. Uno strip notevole di pezzi per renderlo semplice. Esatto. È molto divertente fare i bot. No? Ringrazio io il bot. Vabbè. Ovviamente anche al channel va garantito l'accesso giusto alle persone giuste. Ovviamente il bot lavora solo sugli ambienti di sviluppo, non su quelli di produzione. Su produzione magari fate lavorare un Jenkins con accessi ben più ristretti, dove soltanto un gruppo molto più selezionato di persone può effettivamente andare ad agire, anche perché ovviamente è un rilascio e quindi bisogna prendersi la responsabilità di farlo, solo dopo magari che software tra l'altro viene testato e così via. Cosa che abbiamo fatto era, invece di andare a implementare tutte le azioni dentro il bot, c'erano delle azioni tipo crea l'ambiente, distruggi l'ambiente, che erano già fatte come pipeline di Jenkins, il bot semplicemente andava a lanciare il job su Jenkins con quella. Ok, a questo punto, in realtà, ecco, il bot è lui il vero autore di questo talk, noi siamo i suoi minion, quindi ci limitiamo a fare quello che ci dice. Direi che innanzitutto grazie per non esservi addormentati fino adesso, questo è già un bel risultato, e a questo punto se ci sono domande noi siamo disponibili. All'inizio con Terraform avete specificato la versione di AWS. Sì, API. Sì, è una licenza poetica. Esatto, cioè la versione delle BI che usa Terraform, no, o esatto, delle BI... È una licenza poetica per tagliare corto, in realtà... La versione della storia completa è questa. Terraform è modulare, quindi ha una parte core, una volta era tutto insieme, ma poi l'hanno un po' modellato. C'è una parte core che contiene tutte le parti comuni.
e poi hanno splittato tutti i provider, perché c'era AWS rilascia un ritmo forse nato sovrumano proprio, quindi era impossibile aspettare una nuova release di Terraform per avere il supporto all'ultima cosa che ha fatto AWS. Quindi loro hanno splittato, quindi il core di Terraform si evolve alla sua velocità e tutta la gestione delle risorse dei provider è all'interno del plugin tipo provider. Quindi quando qua ho specificato, uso ricetta poetica perché non volevo andare più lungo nella fase iniziale, ho specificato la versione del provider da usare, infatti 59 da 10 15, cioè è abbastanza... Quindi io dico, se io non specifico la versione, lui piglia l'ultima che trova. Se no, usa questa versione e io ho in Terraform, posso creare tutte le risorse che questa versione del provider mi supporta. A volte, su alcune risorse è capitato che fossero più avanti di CloudFormation, che è l'equivalente di Terraform di AWS. Però sono... hanno dovuto fare questa cosa perché alcuni provider sono, lavorano a ritmi forse andati. I valori della region si recuperano da qualche parte? Sì, imparando a lavorarci su, dopo un po' te li ricordi a memoria. Sono sul sito di AWS, ci sarà, se non ce l'ho portata di mano, ma c'è un elenco completo delle region. Se vai su Google c'è AWS Global Infrastructure. Ci dovrebbe essere, non so se ci sono i codicilli, però da qualche parte ci sarà la tabella. Comunque ci sono, c'è una tabella, nel senso che qua ti puoi fare l'idea di dove. Allora, se il tuo cliente è qua, hai un po' di scelte, è qua, sei sfortunato. Insomma, ti puoi trovare la regione più vicina, poi vai nella documentazione e trovi il codice. Tipicamente è il continente, west, nord, sud, cioè i punti cardinali e poi il numero. Un numero progressivo, quindi Irlanda e West 1 e altro mi ricordo in Europa c'è. Nel 2020 avremo anche Milano. L'altra domanda è, avevi parlato anche di costi? Cioè dipende di. Avete scelto quello perché ha un costo minore? Cioè questo è un elenco. Allora, questo parlavo di costi, scherzavo. Questo ho un account personale, quindi tutte le risorse che abbiamo creato stanno nel free tier. Quindi se tu volete, se non avete avuto ancora modo di usare AWS, è molto facile creare l'account, basta avere una carta di credito che non verrà billata. L'account per i primi 12 mesi ti dà accesso tutta una serie di servizi, fondamentalmente tutti i servizi hanno un free tier abbastanza generoso, quindi per esperimenti di questo tipo questa qua, la T2 Micro, è una macchina con 1-2 core e 1 giga di RAM. Ti danno 720 euro al mese, quindi la puoi lasciare accesa 24 ore al giorno tutto il mese e non paghi nulla. Se pigli un taglio più grosso, sfori. Però fondamentalmente puoi provare quasi tutto. E Lambda hai milioni. Credo che abbia solo dei limiti quando di esecuzione, cioè se la CPU va troppo, a un certo punto si stoppa, sì. Cioè, altrimenti faresti ovviamente mining dalla mattina alla sera. Cioè. Superato quel limite, ai 12 mesi alcuni servizi smettono di essere free, quindi comunque utilizzo comporta un pagamento, altri mantengono un free tier. Quindi bisogna guardare il singolo servizio se ti interessa. Io ricordo come ho tutta la vita, ma per quelli che preferiscono farsi del male con l'interfaccia grafica, per questi strumenti c'è qualcosa. Allora, per Terraform, come Terraform open source, no, penso che è un tool di comando. Quindi tu l'operatività di Terraform è apro il mio IDE preferito e scrivo questo codice qua. E poi lo eseguo da terminale. C'è una versione enterprise che ti offre dei servizi per cui io posso, questi file qua non sono in locale, sono sul server, però fondamentalmente è poco più user friendly, è un ambiente in cui eseguo Terraform che non sta sulla mia macchina, sta da qualche altra parte. E semplificando invece il mestiere, cioè anche soltanto per monitoraggio, cioè facciamo finta di... Perché finché lancio una macchina sto lì e mi guardo il mio script. Cioè. Sì. E quando ne lancio 50? G, parli di... Che sia Terraform, che sia Ansible, è uguale, cioè alla fine... Il problema credo che sia controllare, sì, il parallelismo. C'è per Ansible, c'è un servizio a pagamento che si chiama Control Tower, Ansible Tower.
dove il tuo playbook invece di girare sul tuo computer gira sui server, e lì penso che ti dia questo tipo di monitoraggio, quindi vedi probabilmente ti dà info. Io non l'ho mai usato, però da quello che ho visto ti dice quanti host sono affected, lo stato dei vari host, quindi te lo rende un pochino più, se no te lo devi fare tu. Noi tipicamente utilizziamo Jenkins, e quindi Jenkins, se uno fallisce il return code non è positivo, quindi te lo puoi tracciare, cioè ti puoi costruire tu questo servizio in casa mettendo insieme vari pezzi. Per noi, come abbiamo detto prima, questi sono strumenti di base, no? Poi c'è Ansible, è un po' l'orchestratore, Jenkins è l'esecutore, cioè quello che proprio lancia, e in più da una porta dove puoi anche mettere, diciamo così, un accesso limitato per schiacciare il pulsantone e poi dalla via tutto. Non tutti i progetti sono arrivati al massimo livello di automazione, magari qualcuno fa ancora girare a terra a forma mano, che come dicevamo prima, l'infrastruttura magari è meno frequente che la si modifichi, no? È più frequente che si facciano deploy o cose di questo genere. Invece Ansible proprio viene messo dentro, viene fatto partire da Jenkins stesso attraverso pipeline o roba del genere, e quindi gli step sono tutti automatici. Altre domande? Ma dunque, ci avete presentato gli strumenti come Terraform e uno come Ansible. Adesso, cioè, non conosco l'evoluzione di Ansible, ma avete valutato l'uso di un unico strumento? Per cui non so se adesso Ansible ha dei plugin per il provisioning di dialogo con le API. Ho dato una risposta io, poi vediamo se aggiungiamo qualcosa. Sono due cose molto diverse e pensate per scopi molto diversi. Terraform, come dicevamo prima, applica proprio il concetto di idempotenza, che è esattamente quello che tu vuoi in un'infrastruttura. Se io l'ho descritta così, voglio che dall'altra parte ci sia questa roba. Mentre Ansible applica il concetto di ripetibilità, quindi fondamentalmente qualcosa che deve essere eseguito. Sono molto specializzati, quindi anche se tu hai plugin in Ansible o moduli in Ansible che ti permettono di chiamare Terraform, cioè è proprio solo un gancio a questo punto, no? Cioè effettivamente noi abbiamo usato Ansible un po' per avviare varie cose, che in un paio di casi che dobbiamo sperimentare per avviare Terraform stesso, quindi parametrizzandolo correttamente e così via. Però sono due cose proprio diverse. Uno fa il provision e l'altro fa setup o deploy. E questo, sai, sono proprio scopi differenti. Si vede proprio anche l'impostazione che è diversa, del DSL che scelgono e così via. Sono molto diverse, se fosse d'accordo. C'è un parziale overlap su alcune cose. Se uno avesse esigenze veramente molto limitate, per cui io posso fare tutto con Ansible, mi serve solo creare un C2, esistono dei moduli Ansible che permettono di manipolare le risorse AWS. Però sono molto limitate. Se usi molto AWS, prima o poi avrai bisogno di risorse che non sono comprese. Perché AWS c'ha tantissima roba, e Ansible non ha, penso, neanche un obiettivo di coprire tutto. Quindi tendenzialmente dipende molto dalle tue esigenze, però se hai un progetto che diventa complesso, tendenzialmente avrai bisogno di tutto e due. Volevo anche chiedere una cosa: avete mai, diciamo, riscontrato l'esigenza di, passatemi il termine, di testare l'infrastruttura e di testare diciamo il deployment, diciamo, al di là delle suite di test applicative unitarie, di integrazione, eccetera. Nel senso che se tu fai girare gli stessi script sui vari ambienti, sviluppo, demo, produzione, lo testi man mano che va. Tipicamente mi aspetto che se escono fuori bug, escono fuori le prime fasi. I primi ambienti sono sempre sviluppo e test. Quindi se sei già arrivato a test con gli script che girano, come dicevo prima, la ripetibilità dovrebbe garantirti che nei successivi passi non si scassi. Di fatto è il codice che gira, non è il codice statico questo. Però tu dici che è essenziale comunque avere i diversi ambienti e far girare assolutamente, arrivare con le sui, progressivamente sui. Cioè, e ce ne deve sempre essere uno che è di pre-produzione, nel senso che, come hai visto prima, l'abbiamo messo su un Rabbit a singolo nodo, no? Però magari in produzione non è così. Quindi ce deve essere sempre uno che magari ha solo due nodi, o comunque di un certo tipo di server ha solo due nodi, mentre magari in produzione ne ha 10, ma deve averne due, in modo tale che tu possa testarlo su un caso multinodo. Certo, però tu dici è comunque un ambiente più vicino alla produzione che vicino allo sviluppo, quindi ad esempio un'istanza di AWS singola. E lo usiamo anche per lo sviluppo, perché abbiamo a volte più di un ambiente sviluppo 1, sviluppo 2, sviluppo 3, perché magari diversi stream di sviluppo vanno avanti su due ambienti. Molto piace prendere la mano. Io ho visto alcuni casi di gente che fa continuous integration Terraform. Questo è un esempio di una società che si chiama Segment, che fa cosa legata al marketing,
Clickstream e così del genere. E loro hanno un repository pubblico, il loro stack su Terraform, e hanno delle cose con CircleCI. Noi per il momento abbiamo un po' questo metodo, però ci sono delle realtà che fanno questo tipo di cose. Magari questo stack qua viene istanziato, si tira su tutto e poi partono script per verificare che tutti i servizi che devono essere partiti sono partiti, così questo tipo qua. Diciamo che al momento noi utilizziamo le varie fasi di sviluppo come test. All'inizio avete detto di virtualizzare tutto, anche lo sviluppo. Certo. Qualche dettaglio? Allora, banalmente se sviluppi sul cloud, anche l'ambiente di sviluppo sul cloud, punto primo. Se invece vuoi, come dicevo prima io, farti delle prove in locale, proprio per esempio installati, che so, il prego che ho visto prima, ti tiri giù la macchina virtuale ed eviti assolutamente di fare cose del tipo, che so, mi lanci i serverini a mano, mi lancio il Tomcat a mano, cioè bisogna proprio abituare mentalmente chi sviluppa a fare quei passi lì, cioè sviluppo, faccio magari i test unitari, il mio rilascio deve essere un pacchetto, perché poi quel pacchetto verrà preso da qualcuno, messo in un ambiente e lì deve girare magari il test di integrazione. Quindi bisogna evitare il più possibile che la gente si faccia cose del tipo: ah, ho fatto il software, avevo tutto stack sulla mia macchina, il DB, l'applicazione del... funziona, poi vai a rilasciare, funziona, ma anche solo in test ci metti magari mezza giornata per sviluppare. Nel nostro caso, già proprio anche, immagina chi sviluppa il front-end, ad esempio, magari fa girare nodi in locale, ma punta già alle macchine iOS, quindi deve sapere dove sono e il motivo per cui c'è il bot. Se fai il back-end, magari lo vai a buttare su iOS e poi lo fai stressare per i test di integrazione. Deve essere sempre un processo dove quello che fai rannare deve essere da un'altra parte e non sul PC. Ok. Tu hai forse in mente situazioni tipo Docker, roba del genere, dove la gente... No, io ho soprattutto avuto questa pessima esperienza di questa società dove ho lavorato, che ha fatto un uso eccessivo e secondo me sbagliato di SQS e SNS, che per chi non lo sapesse sono sistemi di code e publish subscribe, con la morale che io dall'Italia, per collegarmi alla EU West 1, avevo dei tempi di delay pazzeschi, anche perché poi, essendo il codice stato scritto probabilmente non con le mani, le connessioni SNS erano a richiesta. E quindi in seguito, per esempio, all'evento creazione utente, prima che quel Cristo venisse veramente creato, io ero veramente lì a girarmi i pollici sul mio, guardando i log per dei minuti. Tutto questo perché si era detto: no, oh, tutto in cloud. Che palle, cloud. È lento. Dipende, se hai delle VPN dedicate tra la tua rete aziendale e cloud, magari non è così lento, cioè, dipende molto dalla situazione. Cioè, poi tu hai anche detto sviluppa sul cloud, intendi proprio tipo con Cloud9, l'editor, fare le cose da no. Sviluppa, diciamo, inteso come? Sviluppa un pacchetto che verrà poi messo sul cloud. Certo che se poi tu il Java te lo fai in locale, in un test o anche c'è qualche te lo fai in locale, quello va bene. Verifichi che il tuo codice sta funzionando. Ma dal momento in cui lo rilasci, cioè lo in qualche modo gli dai una versione, lo etichetti e lo metti su, già lo devi buttare innanzitutto su un repository. Quindi fai un pacchetto e butta sul repository, perché è tua responsabilità decidere che versione ha quella roba lì. E poi da lì fai partire Jenkins e tutto quello che ti butta il pacchetto, magari su un environment che è già simile a quello su cui andrai a depositarlo, e lì puoi far girare ulteriori ambienti SaaS, e far girare ulteriori test integrazionali. Questo è il grosso modo dello stream. Ovviamente è ben diverso se parti da un applicativo che già esisteva, che stai portando sul cloud, rispetto a magari uno che cerchi di fare quel cloud 3.0, ancora non ho visto uno proprio fatto di comanda, però insomma l'ambizione sarebbe per quella. Scusa, per fare un esempio pratico, se tu devi sviluppare un servizio REST, per esempio con Spring Boot, sì. Allora, te lo scrivi in locale, sì. Lo finisci, ci sono tutti i test, dici ok, secondo me funziona, sì. Eccetera, eccetera. Dopodiché fai un git commit e git push e finisce su repository ed è lì. Immagino che a fronte di questo Jenkins si accorge, fa un jar con oppure insomma fa partire qualcosa ed esegue un jar, dopodiché ci sarà un altro task che dice ok, questo qua è il servizio, adesso lo deploy su una macchina che c'è sul cloud e faccio, ci sono dei test di integrazione per vedere che questa roba qua effettivamente funzioni sull'ambiente del cloud. Tipicamente tu cosa farai?
avrai modificato questo, perché il tuo servizio, quello che hai sviluppato tu, sarà uno di quei pezzi lì. Quindi dovrai modificare la baseline per dire, oh ragazzi, io ho passato il backend alla versione 2.4.2 oppure 2.5.0. Sì. Quindi vai a modificare questa roba e chiedi a Jenkins, deployami questa roba qua, dove tutto il resto è uguale. Ho capito. E il tuo pezzo è cambiato. Ovviamente qui ce ne sono pochi, ma per pensare. E quindi poi a valle di questo c'è, cioè il deploy, e dico, vabbè, ok, adesso ho messo lì ed è partito. Eventualmente posso far girarci dei test di integrazione. Ah, esatto, a valle ci sono poi dei test di integrazione che verificano veramente che questa roba funzioni. E questa roba qua, scusami, è su una macchina virtuale, mi immagino, i test di integrazione che vanno a scrivere sul database, o leggere dal database, eccetera, eccetera. Poi però vuoi buttarla via questa roba qua, nel senso che ogni volta che giri il test di integrazione devi ripartire più o meno da zero, no? Perché poi magari i test di integrazione ti scrivono sul database e se li fai rigirare poi c'è più roba di quello che pensavi che ci fosse. Puoi troncare le tabelle, ripopolarle con una minima configurazione di base. Quindi insomma è tutto automatizzato anche qua. Okay. Anche il test è oggetto di automazione, cioè non solo lo sviluppo, anche il test. Anzi, sì, direi che forse il test è anche una cosa più significativa da automatizzare in questo caso. E quindi questa roba qua non è un problema sullo sviluppo di micro feature, nel senso, non so, io se faccio la fix di un bug non vorrei magari aumentare la release del backend, no? La versione del backend. Perché non dovresti farlo? È una buona domanda, sì. Un numero di cui sei fatto una fix, forse una fix o una fix di... Beh, un numero di quelli devi cambiare. Altrimenti la ripetibilità, cioè se a parità di versione tu hai due pezzi, uno fissato, uno no, cosa vai in produzione? Quello fissato o quello no? Come fai a sapere? Sì, chiaro. Va bene. Altre domande? All'inizio avete parlato di Terraform che diciamo, ti astrae dal cloud provider che scegli, voi avete fatto tutta l'esemplificazione con AWS. Immagino avete accennato a supporto Google, Azure e quant'altro. Se volessi supportare il mio private cloud? Aspetta, non ti astrae, so che te lo rende trasparente, se ti supporta più provider. Praticamente cosa succede è che in Terraform esiste una risorsa Terraform per ogni risorsa del provider. Per risorsa intendo, non c'è, ad esempio, in AWS le risorse sono l'istanza, il security group, il key pair, il bucket S3, cioè il contenitore di dati, sono tutte risorse. E quelle di AWS si chiamano AWS underscore instance, AWS underscore... Quindi è astrae. No, non astrae. Non so se l'ho usato io, l'ho usato lui, però astrae non è un'astrazione. Cioè, astrazione intendo una cosa del tipo, voglio 200 mega di spazio disco, poi se vado su AWS lo prendi a quel servizio, se vai su Google da quello di Google equivalente, se vai di lì... Esiste una risorsa Terraform per ogni risorsa del provider, infatti se andiamo a vedere la documentazione. Quindi banalmente non potrei dire, fare logiche del tipo attiva questa roba qua sul provider che in questo istante costa meno. No. Allora, questi sono i provider supportati a Terraform. Ce ne sono alcuni major, tipo AWS, Google Cloud, e alcuni che hanno una sola risorsa. Un provider DNS che ha una sola risorsa, molto modesta, una risorsa, cioè un record su DNS. È un provider, tecnicamente un provider, o questo ne ha 700 o quello che è. Quindi se io voglio fare qualcosa, vado su AWS, vado a cercarmi, ad esempio, magari zoom un po', devo cercare bucket, non so se chiama bucket, AWS S3 bucket, questo è un resource, mannaggia. Vediamo un po', S3 resource, AWS S3 bucket, questo mi crea un bucket su S3, il bucket è un contenitore di dati, cioè tipo, l'equivalente di Azure sono i blob, mi pare. Devo andare sul provider di Azure, quindi vado a cercarmi il provider. Storage blob, ecco qua, e crea la risorsa, quindi ha nome del provider e poi resource group, storage container, con tutta la danza della pioggia di Azure che è storage blob. Questo è equivalente dell'altro, sono due risorse diverse. Non ci prova a fare quelli paralleli, perché è vero che AWS è il primo e molte le strutture di altri provider deriva, però ognuno ha preso un po' la sua strada, quindi non c'è sempre un match perfetto tra uno e l'altro, quindi loro non ci hanno mai provato, by design, quindi ogni ci sono tante risorse per supportare in modo specifico ogni provider. Se vedi
molti dei concetti sono comuni, sì, cioè il modello il DSL è lo stesso, quindi lo scrivi allo stesso, con la stessa sintassi, ma ovviamente i parametri possono essere differenti perché possono assumere una semantica in base alle API che lui trova dall'altra parte. Quindi sì, fare un'astrazione proprio così forse non è neanche possibile. Esistono provider. È estendibile il supporto a provider? Sì, cioè, sì, c'è la documentazione, c'è il supporto a tutte, anche VMware volendo. Sì, Derek ha scritto in Go. C'è una documentazione per scrivere i provider. Se non so se mi ricordo dov'è. Terraform.com. La parte dove scrive il provider. C'è una sezione in cui si spiega esattamente come fare per scrivere su un provider. Vedi? Non mi ricordo perché. Se mi interessa basta cercarlo. Ci sono. No, però vedevo che ha già delle parti. Sì, sì. Esempio per la busfia di. Ci sono, sì, ci sono. Per esempio, molti in passato, parlando di Terraform, alcune persone usano internamente o danno servizi su VMware tramite SXE e ci sono, non so quale sia il supporto, ma questo ci sono un buon numero di risorse, quindi si può usare Terraform anche per creare macchine virtuali su VMware. Può essere interessante. Se uno ha la piattaforma totalmente proprietaria, fin quando ha delle API si può scrivere un modulo, ci sono delle cose già fatte, ogni modulo ha un suo modello dati, tutte le risorse hanno un life cycle, ci sono già delle cose fatte, dei pezzi per delle client library per fare chiamate HTTP, cose del genere. Io ho dato, mi ricordo in passato c'era stato un problema, abbiamo andato a guardare sorgente di una roba per capire cosa faceva, e non è proprio banale, però con un po' di impegno si può fare, partendo da quelli più semplici si può fare. Domande? Vabbè, vi ringraziamo, speriamo che non siate annoiati troppo e...